Ehi, bentornati su Breaking Italy. La settimana scorsa abbiamo parlato di diverse catastrofi naturali che hanno riguardato luoghi anche molto distanti tra loro nel globo. Non solo del sud del Canada e del nord-ovest degli Stati Uniti, ma parliamo anche della Germania, del Belgio, sino alla Cina, passando per la Siberia. E se dare spazio a questi avvenimenti, sia quando sono più vicini, come nel caso dell'Europa centrale, che meno vicini, è fondamentale, no? Trattandosi di fenomeni che causano enormi danni sia a livello di vite umane che di perdite economiche, visto che di pianeta ne abbiamo uno soltanto, quando la catastrofe succede nel tuo di giardino, viene un po' spontaneo riflettere, primo su come ad oggi alcuni problemi comuni interessino appunto tutto il globo, e secondo su come siano attuali questi problemi. In Sardegna, tra venerdì notte e sabato mattina, sono scoppiati una serie di incendi nella zona del Montiferru, nell'Oristanese, e si sono propagati così tanto che tuttora in alcune zone, mentre registro, non sono stati del tutto domati. E credo sia importante dare un attimo di contesto a tutto questo, perché il rischio è che passino come uno dei tanti incendi che caratterizzano la regione, che è appunto nota per estati molto calde, mentre è evidente che sia un evento eccezionale, particolarmente devastante. Quindi partiamo dall'inizio. Qui c'è Bonarcado, comune nell'Oristanese, è considerato il punto di inizio della corsa delle fiamme, che si sono poi propagate percorrendo la via che attraversa Santo Lussurgiu, Cuglieri e Tres Nuraghes, per poi interessare varie altre località e arrivare sin sulla costa occidentale. I danni totali degli incendi sono ad ora, essendo ancora in corso, incalcolabili, ma stime provvisorie ci dicono che ci sono almeno 1500 sfollati, tra residenti e turisti, e 20.000 ettari di territorio bruciati, tra zone residenziali, pascoli, aziende, e ovviamente avrete visto tantissimi video che ritraggono scenari apocalittici con alte cortine di fumo denso, una sorta di foschia perenne che si è poi propagata nelle zone circostanti, o in cui si vedono macchine e animali carbonizzati, aree vastissime completamente incenerite, eccetera. Però, detto così, sono sicuro che non si capisce, quindi andiamo un attimo più a fondo. Siccome nessun essere umano normale che viva in città ha la vaga idea di quanti siano 20.000 ettari, vi lascio in descrizione il sito dell'EFFIS, cioè il Sistema Europeo di Informazione sugli Incendi Forestali, che è uno strumento utilizzabile da tutti che fa parte del Programma Europeo di Osservazione Copernicus, coordinato dalla Commissione Europea e dall'Agenzia Spaziale Europea. Vedete l'area rossa più chiara, confinata da una linea continua? Ecco, tutta quest'area corrisponde alla zona che è andata bruciata, mentre i gruppi di piccoli quadratini rossi raffigurano tutti gli incendi che tuttora continuano ad ardere nella zona, perlomeno mentre registro, e che spero saranno spenti nel momento in cui starete guardando questo video. Peraltro, come potete vedere da questa immagine, gli incendi di cui abbiamo parlato non sono gli unici del centro Sardegna, ma ce ne sono attualmente di altri, o ce ne sono stati, perché in generale, lo dicevamo, la Sardegna ha un territorio che è molto esposto a questo tipo di fenomeni, e anzi, lo è sempre di più, di anno in anno. Al momento, comunque, sono in 7.500 gli operatori impegnati nel contrastare le fiamme, tra cui Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ma anche Croce Rossa e Volontari. In volo, invece, ci sono stati vari aerei, elicotteri che senza sosta hanno cercato di spegnere le fiamme in questi giorni, a cui si è detto si sarebbero uniti altri 6 Canadair da Francia e Grecia, dopo che il presidente della regione, Christian Solinas, ha dichiarato lo stato di emergenza e il Dipartimento Civile ha attivato il meccanismo europeo per chiedere agli altri paesi dell'Unione l'invio di velivoli in Italia. Nota a margine, visto che lo sto citando, il governatore sardo ha inoltre annunciato che scriverà al premier Draghi per chiedere al governo un immediato sostegno economico a causa dei grandissimi danni per una catastrofe naturale definita senza precedenti. Che in generale a molti è sembrato un attimo prematuro, visto che mentre il governatore parlava di sostegni economici, le fiamme erano ancora altissime, la gente stava letteralmente scappando dalle case e in alcuni comuni si sentivano le voci dei sindaci che indicavano alla popolazione disperata, tramite gli altoparlanti, di abbandonare tutto e recarsi nei luoghi sicuri. Nello specifico, comunque, Solinas ha chiesto che parte del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, creato per destinare dei fondi europei a innovazione, questioni ambientali dopo il duro colpo della pandemia, venga destinato a un ampio programma di riforestazione per ristorare i danni e aiutare le comunità colpite. Per ora però, a parte i classici messaggi di solidarietà che alcuni esponenti politici hanno dedicato all'avvenimento, non c'è stata nessuna risposta a Solinas dalla politica nazionale, quindi tutti tranquilli, e messo questo da parte, torniamo alla questione, cioè un territorio devastato. La domanda da porsi è: perché? Perché è bruciato tutto?
In merito alla stampa locale e nazionale è più o meno cauta nel parlare dell'ipotesi di dolo, essendo il tutto partito da un'automobile incendiata proprio a Bonarcado, ma nulla è chiarissimo per adesso. Alcuni, scrive la Nuova Sardegna, parlano di un incidente stradale, mentre altri valutano con un po' più di sospetto la volontarietà degli eventuali incendiari. Una cosa certa comunque è che le altissime temperature, prossimi ai 40 gradi nella zona, e il forte vento caldo abbiano facilitato il propagarsi delle fiamme, rendendole estremamente difficili da domare e dando luogo a questo incendio di grandezza incredibile, che peraltro più di una volta pareva essere stato domato e invece in più punti si è riacceso, che è un altro fattore che è abbastanza comune in territori sottoposti a certe condizioni climatiche. Ovviamente un fatto che porta acqua al mulino del dolo, ed è per questo che è facile che chiunque qui giunga velocemente a questa conclusione, anche senza dei reali dati a giustificarla, è che in Sardegna ci sia uno storico di fuochi appiccati da incendiari, succede molto molto spesso, tanto che a inizio luglio, quindi prima di questi fuochi, c'è stata una mobilitazione per proporre ai parlamentari una legge che classifichi l'incendio doloso come una tentata strage, nonché un danno ambientale premeditato, il che prevederebbe delle pene severissime per chi appicchi gli incendi sino ad arrivare all'ergastolo. Percorso che segue un po' la filosofia imperante nel nostro paese, cioè che a contrasto di ogni comportamento ci possa essere solo e soltanto la punizione esemplare, invece di risolvere i problemi alla radice. E i problemi non è mai veramente chiaro a cosa siano dovuti di volta in volta, che è un altro elemento. In merito agli incendi, online si trovano analisi della Protezione Civile Nazionale con dati che però sono di quasi 20 anni fa, in cui emerge che gli incendi dolosi vengono applicati in Italia con varie ragioni, dalla volontà di distruggere aree boschive per favorire la coltivazione, a quella di operatori forestali assunti dai comuni, sostanzialmente interessati a creare un po' di problemi che poi vengono pagati per risolvere. In questi anni si è visto un po' di tutto in questo paese, compresi però molti incendi che non nascono per ragioni dolose, ma per disattenzione, incuria e anche fatalità, come la caduta dei fulmini. In generale, comunque, nell'isola è molto prevalente in questo momento il sentimento di rabbia e di volontà di punire dei colpevoli, che ad oggi non ci sono e potrebbero non esserci mai. Quindi, di nuovo, non lo sappiamo, ma è probabilmente anche un modo per dare un senso a una tragedia di questo tipo. E lo stesso direttore del giornale Unione Sarda, che è il più letto della regione, ha condiviso un video su Twitter in cui ha un po' incarnato questo disagio della popolazione, lamentando la non adeguatezza delle pene riservate agli incendiari. Quindi, lo so che ormai sta diventando un meme, però davvero ormai non passa settimana che non ci occupiamo, almeno per una volta, di incendi che devastano ampie zone del mondo, ondate di caldo e allagamenti dovuti alla crisi climatica. E per me fa un po' impressione vederlo accadere in territori che conosco personalmente. Per il resto, quando le cose si saranno sedimentate, se sarà necessario, sarò il primo, come al solito, a partecipare e promuovere eventuali raccolte di solidarietà per i danni alla riforestazione. Però farlo oggi mi sembra un attimino presto e credo la cosa migliore da fare sia aspettare che ci sia una sorta di regia territoriale o regionale. Giusto così, per scongiurare il rischio che la gente si faccia dei GoFundMe e poi usi i soldi per comprarsi la Tesla o che ne so. Sinceramente, spero di non doverne più parlare in realtà, se non per promuovere eventuali campagne di solidarietà. Ovviamente un forte abbraccio a tutti i miei conterranei, i miei connazionali, tutte le persone colpite. Spero questo sia perlomeno un ulteriore stimolo a fare di più per l'ambiente, mettere in sicurezza i territori e occuparci dei cambiamenti climatici, tutti. Messa da parte la Sardegna, dobbiamo scendere poco più a sud, ma non moltissimo. 150 km e siamo infatti in un'altra nazione, la Tunisia, legata a doppio filo all'Italia, sia per la vicinanza geografica, che per questioni energetiche, che infatti hanno visto il paese attenzionato dai nostri servizi segreti già in passato, soprattutto durante i golpe che hanno caratterizzato i vari governi, sia, se vogliamo, per la rivalità storica tra Romani e Cartaginesi. Ora, il paese è di nuovo nel pieno di un golpe, ed è una notizia importante, cerchiamo di capirla assieme. Innanzitutto, infatti, cosa sta succedendo? Le figure chiave nel paese, che è stata una giovane democrazia per una decina d'anni, sono tre. Il primo innanzitutto è Kais Saied, il presidente, un avvocato costituzionalista che ha contribuito alla scrittura della nuova costituzione. Il presidente è una figura un po' simile al nostro presidente della Repubblica, ma con qualche ruolo politico in più, ed è stato democraticamente eletto come politico indipendente. La seconda figura più importante è ovviamente il primo ministro, figura simile al nostro primo ministro che in questo momento è Draghi. Lì, sino a ieri, la carica è stata di Hichem Mechichi, o Mechichi, è difficile da pronunciare, un politico indipendente che ha guidato il governo sino a qui. Anche lui, eletto democraticamente, è passato da essere ministro dell'interno a premier nel 2020. La terza figura, ed è importante, è Rachid Ghannouchi, presidente del parlamento monocamerale tunisino, ma anche leader di un partito di cui si sta parlando molto e considerato un po' controverso, soprattutto in Occidente, cioè Ennahda.
Ennahda è il partito più popolare del paese, quello che ha preso più voti alle elezioni del 2019. Ed è un partito di ispirazione islamica, considerato vicino a Fratelli Musulmani, e come questo accusato dai suoi detrattori di avere contatti con gli islamisti, di non credere veramente nei valori democratici e di essere addirittura dietro a due omicidi politici nel 2018. Accuse mossegli da partiti d'opposizione, ma mai provate. E quindi vi dico questa cosa non come un fatto, ma per provare a far capire il livello di tensione e divisione che l'esistenza di questo partito è in grado di generare. Un po' come era in Egitto, ma a quello ci arriviamo tra un attimo. Tecnicamente, quello che pare essere successo è che nel mezzo di una situazione economica e sociale abbastanza complicata, con il paese con altissimi livelli di disoccupazione, molti morti pro capite per Covid e una campagna vaccinale inefficientissima, il governo voleva fare un rimpasto, sostituendo dei ministri, alcuni dei quali si è detto vicini al presidente Sayed, e rimpiazzarli con politici fedeli a Ghannouchi, lo speaker della Camera. Il presidente si è quindi messo di traverso, rifiutandosi di nominare i ministri e poi in questi giorni attuando quello che è stato descritto da alcuni come un golpe, di fatto sospendendo i poteri del Parlamento, quelli dei ministri e nominando alcune figure ad interim in posizioni strategiche, come il capo del suo servizio di sicurezza presidenziale nel ruolo di ministro dell'interno. Banalmente questo è quindi significato un coinvolgimento dell'esercito, come succede sempre in questi casi, che ha preso il controllo degli snodi stradali, dei palazzi chiave e addirittura della radio di Stato e della sede di Tunisi di Al Jazeera, che è stata svuotata di tutti i giornalisti presenti. Questo aspetto in particolare è stato evidenziato come un ritorno al passato di Ben Ali, quindi piccolo passettino indietro, piccolo, perché dobbiamo un attimo ritornare alle primavere arabe. Chi era Ben Ali? Nel dicembre del 2010, un uomo di nome Mohamed Bouazizi si era dato fuoco proprio in Tunisia per protestare la propria condizione di disagio sociale ed economico, e il suo gesto aveva velocemente contagiato molti paesi del mondo arabo e dato il via a una serie di impressionanti proteste da parte di persone che chiedevano più diritti, migliori condizioni di vita, il passaggio alla democrazia. È uno dei momenti più importanti della recente storia del mondo arabo, perché è stato sostanzialmente un esperimento fallito praticamente in ogni dove. Tranne che proprio in Tunisia, dove l'ex autocrate Ben Ali, salito al potere con un golpe, con il benestare dei servizi segreti italiani ai tempi di Craxi, si era detto, fu deposto con la forza e fuggì in Arabia Saudita. Da quel momento i tunisini si dotarono di una nuova costituzione e poterono votare, e il fatto che ora si torni ai momenti di repressione che in certi passaggi caratterizzarono il governo di Ben Ali non è proprio il massimo, e c'è il sospetto che le cose possano andare male come erano andate male in Egitto. In Egitto, infatti, e poi finiamo con i passi indietro, giuro, fu deposto un altro dittatore, vi ricordate? Mubarak. Fu poi eletto Mohamed Morsi, allora leader del partito Fratelli Musulmani, e poi con un colpo di Stato, e in nome della lotta all'islamismo, prese il potere al-Sisi, installando di nuovo quella che a tutti gli effetti è una dittatura e vanificando le speranze che l'Egitto potesse cambiare. Ora, come ha scritto la giornalista Francesca Mannocchi stamattina su Twitter, la cito perché leggere quelle parole mi ha fatto un po' sorridere, se sono tuoi amici è rivoluzione, se sono nemici è un colpo di Stato. Ed è molto interessante in effetti vedere l'eccitazione di molti tunisini in merito a questi avvenimenti e a questa cosiddetta rivoluzione. Guardando le immagini di piazza è evidente a cosa mi riferisco. Si vedono persone felici che cantano cori, suonano i clacson delle auto, eccetera. D'altra parte, gli esponenti del partito Ennahda parlano di golpe e tutto il discorso, un po' come accadrebbe in Italia, sta ruotando attorno a un tecnicismo. Secondo i favorevoli, questo non è un golpe, ma l'applicazione di un articolo della Costituzione che permette al presidente di intestarsi questi poteri in caso di crisi. E secondo i contrari, è invece un colpo di Stato, perché di fatto i militari hanno rimosso dal potere i rappresentanti democraticamente eletti e fanno come vogliono. E siccome non c'è corte costituzionale, perché non è mai stata nominata, immagino ognuno si faccia la propria idea. Ho passato ore a leggere su Reddit di cittadini tunisini che discutevano e litigavano attorno agli avvenimenti di queste ore, e il discorso è sostanzialmente sempre lo stesso. C'è chi mette al centro l'importanza della democrazia, anche quando al governo ci sono partiti che non ci piacciono, e quindi la democrazia sempre preferibile ai militari che prendono parte attiva nella vita politica. E c'è chi invece fa il discorso opposto, cioè la Tunisia è impoverita che non potrebbe più permettersi, tra virgolette, la democrazia, e che quindi necessita di un leader che sistemi le cose, allontani il partito Ennahda dalla vita politica, cancelli la corruzione, eccetera. Ora, vi dico per esperienza che sono gli stessi discorsi che al tempo io sentivo per il golpe di al-Sisi in Egitto, e non dimenticherò mai una discussione che ebbi su Facebook con una ragazza italo-egiziana che mi disse che il popolo egiziano, dopo aver votato per Fratelli Musulmani, aveva cambiato idea, il popolo tutto ovviamente, il famoso blocco monolitico che è la volontà popolare.
è che per la nazione, con Al-Sisi alla guida, si prospettava un grande futuro luminoso e radioso. Al netto della solita domanda che dovremmo quindi porci, che è: che ce ne frega a noi italiani? E la risposta più cinica che possiamo dare alla persona disinteressata è: la Tunisia è un partner importante perché ci passano gli impianti dell'ENI che arrivano dall'Algeria, e dalla Tunisia all'Italia si arriva sostanzialmente in pedalò, volendo. Per chi fosse invece più interessato, una chiave di lettura può essere questa. Eviterei, per quanto possibile, di abbracciare la pigrissima narrazione dell'Occidente del partito islamista ostile alla democrazia, che si contrappone al laico autocrate che con l'appoggio dei militari porterà il paese più vicino all'Occidente. Perché non va così, si era detto anche per l'Egitto e per Fratelli Musulmani, da allontanare dal potere con ogni mezzo, e non è andata così, l'Egitto è partito per tutta un'altra tangente, e lo dico da super laico, lo sapete bene come la penso. E Nada è un partito che alle ultime elezioni ha preso un quarto dei seggi da solo, più di ogni altro movimento, ed è evidente che alcuni saranno anche delusi, ma gli ideali incarnati da quel partito rimangono forti nella popolazione. Uno non passa da essere democristiano a essere radicale con un golpe. Non dico che Saied sia un radicale, è solo un esempio. Andando avanti, parleremo un bel po' di quello che succede nei prossimi giorni e settimane, anche perché le cose sono in divenire, mentre questa puntata va in onda è possibilissimo che ci siano degli aggiornamenti. Quindi, in generale, copione è già visto, e sarebbe un vero peccato vedere la democrazia tunisina, l'unica ad essere nata dalle primavere arabe, sfumare così, in fretta, nel nulla. In ultimo, c'è una polemichetta sulla quale volevo dire due parole, ma proprio due. Giusto per risalvare gli spiriti e ricordarci che ci sono anche le stupidaggini. Oggi tutti i giornalisti italiani, quasi tutti, quelli che seguo sui social perlomeno, parlano di un intervento del famosissimo Marco Travaglio, fondatore del Foto Quotidiano, invitato a una kermesse di Articolo 1, il partito di sinistra in cui peraltro milita il ministro della salute Roberto Speranza. Dal palco Travaglio sta tessendo le lodi dei 5 Stelle, essendone lui sostenitore, ma anche la linea del fatto è abbastanza chiara sulle simpatie soprattutto verso Giuseppe Conte, e sta facendo un po' lo show, un po' lo splendido, giocando tra la parola populista e popolare, ad esempio, e a un certo punto descrive la manovra che ha portato alla creazione del governo Draghi. Lo fa come fosse una sorta di piano premeditato, messo in atto per portare al governo una figura, Draghi appunto, che Travaglio definisce il contrario di Conte e di ciò che rappresenta, cioè la gente, la figura dal basso, l'avvocato del popolo, quella roba lì. Ma dice anche un'altra cosa, cito testualmente, che Draghi è un figlio di papà che non capisce un cazzo, ve lo faccio sentire. E hanno messo al loro posto l'esatta antitesi, che è un figlio di papà, un curriculum ambulante, uno che, visto che ha fatto bene il banchiere europeo, ci hanno raccontato che quindi è competente anche in materia di sanità, di giustizia, di vaccini, eccetera. Mentre mi spiace dirlo, non capisce un cazzo, né di giustizia, né di sociale, né di sanità. Mi dispiace dirlo. Capisce di finanza, ma non esiste l'onniscienza o la scienza infusa. Ora, premesso che fa un po' ridere che poi l'intervento continua dicendo che Draghi non abbia l'onniscienza e non capisca di sanità, di pensioni e di nient'altro che di finanza, come se invece Conte, che con tutto il rispetto ha sicuramente un'esperienza internazionale infinitesimale rispetto a Draghi, masticasse invece di tutti questi argomenti, c'è stato un po' un fastidio di ritorno sul linguaggio, ovviamente, che era palesemente inappropriato. Che però è abbastanza comune a Travaglio, è un po' la sua cifra ed è la ragione per cui io non leggo molto di quello che scrive. Sua cifra stilistica è infatti indugiare sui difetti fisici delle persone, già dai tempi di Berlusconi, oppure storpiare i nomi con dei nomignoli, altra cosa abbastanza inaccettabile, che peraltro una platea di sinistra, quale è quella di Articolo 1, dovrebbe trovare un po' irritante, vista l'attenzione della sinistra per certi temi. Ma non è successo, perché qui il termine non è ciccione, o cicciona, che sarebbe stato gravissimo, no? Ma figlio di papà, che ovviamente indica la condizione di uno che nasce in un contesto benestante, e in virtù di questo non deve sudarsi nulla nella vita. Ora, Travaglio è ovviamente libero di dire tutto quello che vuole ed esprimersi come vuole, non sarò certo io a dire come uno debba o non debba comportarsi. Viva tutti! Però ci tenevo a ricordare che questa cosa del popolo e dell'elite, dell'alto e del basso, dei professoroni e della gente, di chi ha i soldi e di chi invece sa come funziona il mondo, è una delle trappole che ci ha portato a cancellare e appiattire ogni tipo di competenza, a livellare tutto. L'Italia, io lo so, non è un paese in cui tutti sono uguali. È evidente che a tanti molte strade siano precluse già dalla nascita. È un problema e si può provare a risolverlo, è importante.
ma questo non significa che ogni persona che nasca con delle opportunità diventa Mario Draghi, che peraltro salta fuori e abbia avuto una vita familiare tutt'altro che comoda, visto che il padre lo ha perso molto presto. Scusate se sto indugiando su questa cosa, è che mi dà fastidio, la vivo personalmente. Perché la vera questione qui è che è molto comune tra noi andare a guardare la famiglia di qualcuno che non ci piace per giustificarne in qualche modo il successo, per attaccarlo in realtà, per lanciargli del fango addosso. E succede spessissimo che io vedo la mia famiglia tirata in mezzo e descritta come una famiglia di paperoni. Peraltro non è affatto vero, ma anche se fosse, difficilmente avrebbe fatto la differenza, visto la strada che poi ho deciso di seguire. Però questa cosa in Italia c'è. Sei falso, sei ricco, sei privilegiato, non vieni davvero dalla strada, io sono più strada di te. Come i bambini che scrivono le canzoni rap sulle basi già pronte. Nessuno di noi si è scelto la famiglia e ognuno di noi è chiamato a essere consapevole dei privilegi che ha avuto e che non ha avuto. E per il resto, magari meglio per noi stessi, per essere persone migliori, se giudichiamo gli altri per quello che sono, per quello che dicono e per quello che fanno, e non per la famiglia dalla quale provengono. E magari anche accettare che ci saranno sempre tanti che non ci piacciono, che ci stanno antipatici, con cui non condividiamo niente, ma non necessariamente sono dei miracolati, dei cretini, dei figli di papà che non capiscono un cazzo. E magari hanno capacità e talento che non vogliamo riconoscere loro, perché siamo convinti che in qualche modo questo toglierebbe qualcosa a noi stessi. La butto lì. E questo era tutto per oggi, grazie per aver guardato. Al solito vi ricordo che lì sotto trovate la descrizione con varie delle fonti che abbiamo utilizzato per questo video, i commenti, se ne voleste lasciare uno fatelo pure, stupidi figli di papà, e figlie di papà, no discrimination. E se volete darci una mano a crescere potete farlo tramite un abbonamento, che però per noi è molto importante, quindi seriamente, trovate il link tra gli altri o potete navigare su breakingitaly.club. Si usa ancora a navigare per l'internet, surfare sul web, si diceva un tempo. L'ho sedato per tipo 5 minuti in realtà.